Bene, oggi visto che ci abbiamo preso gusto, ne abbiamo fatte due. Una che era in preparazione già da una settimana, oramai come tutti i giornali, per noi questo è diventato un settimanale, ecco, diciamo, non un giornale, un settimanale, nel senso che affrontiamo un tema e lo analizziamo anche sotto il profilo giuridico, semantico, logico e quant'altro. Se facessimo la storia dell'Italia esclusivamente su queste denunce, uscirebbe fuori una Potrebbe essere storia, un bel procedimento, un sì, bel modo di procedere. veramente una storia molto interessante. Ci Una brutta auguriamo storia. che i posteri, così come noi abbiamo studiato le sentenze dell'epoca di Cicerone, le grandi cause in cui uscì vincente Cicerone, Vincente morente. anche more, alla fine c'è morto, insomma, rompeva troppo i coglioni, però Potremmo fare la stessa fine sì, anche noi, non è eh. detto, non è detto. Però se, come dicevo, gli storici volessero fare la storia d'Italia attraverso queste denunce, otterrebbero dei risultati molto più concreti che andare a vedere quanto costava il pane o quanto costavano le noci. Va bene, Esattamente, proseguiamo. esattamente. Allora, dunque entriamo nel merito e parliamo della prima denuncia. La prima denuncia era quella, diciamo, già programmata che riguarda la cosiddetta Tares. Allora, va detto ai signori che ci ascoltano, agli amici che ci ascoltano, che tutto questo Bailam o Bayam, come lo vogliamo chiamare, parte dal 15 novembre del 1993, quando il governo Amato, mi sembra Amato, Sì, mi sembra Amato, 93, quella epoca infame, quelle date il che dottor verranno Sottile, ricordate, appunto, Ertopo. sì, verranno ricordate come esempi di infamia totale, Assoluta. esattamente come l'11 settembre 2011, Esattamente. dove ancora c'è la gente che crede che I siano stati gli arabi, tecnici. gli islamici, capito, a far cadere. No, 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 ma io Con mi una schicchera riferivo dall'alto cade una torre costruita per resistere ai peggiori terremoti, cade sollecitazioni, dritta. certo, con gli ammortizzatori Sì, sotto, fra esattamente. le altre cose. Ma comunque sia, a prescindere da questo, insomma, il dottor Sottile, siccome gli servivano dei soldi, si è inventato sta cazzata abominevole. Tralascio tutte le considerazioni, diciamo, a priori, no? Tutte queste cose possono essere trovate tranquillamente nel sito Alba Mediterranea. Certo, ma quindi poi questa, diciamo, allucinazione collettiva che ha, diciamo, percorso tutti i governi a partire dal 15 novembre del 93 e poi successivamente 97, 2001, 2002, 2009, 2012, eccetera, hanno contribuito alla, diciamo, struttura portante, nel cercare di dare struttura portante a una mistificazione mitologica, perché questo che adesso vi sto dicendo è una mitologia, cioè è proprio un mito, cioè la creazione di un mito, basandosi su delle cazzate assolute, insostenibili, giuridicamente, logicamente, teoricamente. Allora, tralascio tutto il resto. E dico soltanto che noi già 2 anni fa avevamo presentato una denuncia contro la Tarsu, per i motivi che poi illustro anche qui, perché noi non abbiamo dovuto fare altro che cambiare il nome. Esattamente, noi avevamo fatto la denuncia contro la Tarsu, loro adesso hanno cambiato il nome alla Tarsu e l'hanno chiamata Tares, ma praticamente è la stessa identica legge, qualche virgola di differenza e un po' di soldi in più da dare, ma esattamente lo stesso principio illogico, diciamo così, che determinava la precedente estorsione a mano armata da parte del potere al governo, che tutto è fuorché una repubblica, fuorché una democrazia, fuorché uno Stato libero, Basato sul diritto, basato sul diritto e sulla logica. che solo il diritto dà la libertà. Esatto, bravissimo. Non andiamo agli albori, non
rimanghiamo sempre alle vecchie teorie. Allora, che cosa succede? Succede che il 6 dicembre del 2011 viene emesso questo decreto legge dal signor Monti e Company, il quale dice, appunto articolo 14 di questa infame legge, comma 1, a decorrere dal 1 gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale su rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Articolo 2, lo salto. Articolo 3, il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. Allora uno dice, uno legge questa cosa e dice, cazzo, il suolo, le aree scoperte, i locali producono rifiuti. Cioè, ma può una mente pensare a una cosa del genere? Io voglio andare a cagare in mezzo al Parlamento, dove è l'unico posto vero dove, no? Dove uno stronzo si mescola a tutti gli altri, no? Allora, cioè, scrivere una frase del genere è da di ebeti assoluti, sì, sì. Cioè da gente che non sa, non capisce che cosa. E riconosciamo quelli che fanno la burocrazia, certo, italiana, altro tralasciamo che tutto il resto. E poi articolo 9, eravamo al comma 1, comma 3, poi adesso comma 9, la tariffa è commisurata alla quantità e qualità medie e ordinarie di rifiuti prodotti dall'unità di superficie. Ma come si può scrivere un'altra cosa del genere? Poi la vediamo dopo. Insomma, noi che cosa abbiamo fatto? Avevamo già prodotto e depositato questa denuncia un paio di anni fa, a novembre del 2011 mi pare. L'ho riesumata e, diciamo, aggiornata, semplicemente praticamente andando a controdedurre quello che loro hanno semplicemente fatto, cioè hanno pensato, pensate che cazzo di idioti che sono questi, che siccome noi avevamo fatto quella denuncia e quella denuncia evidentemente stava prendendo piede e avrebbero dovuto poi in qualche modo trovare rimedio e sopperire, hanno pensato bene di batterci sul tempo e di cambiare la denominazione e il senso logico del, come hanno fatto, stanno facendo adesso per l'IMU o l'ICI, no? Che gli hanno cambiato nome, ma sempre la stessa cosa è. Allora, tu puoi cambiare nome alle cose, ma se le cose sono fatte e agiscono in determinato modo, quelle cose assumono una connotazione qualunque sia il nome che tu gli dai, e quindi in base a quello poi è il diritto. E quindi il diritto che cosa dice? Che la tassa è un prelievo di denaro al cittadino, come era appunto la TARSU e noi avevamo confutato, e che questa tassa va a copertura di costi per la realizzazione di determinati servizi, specificamente per quei servizi. Esattamente, secondo un principio fondamentale che è stato instaurato, e questo sarebbe un aspetto positivo della normativa europea, che la tassa deve essere finalizzata a uno scopo ben preciso. Fatto è che l'Europa ha fatto così, l'Italia non ha mai concluso niente e oggi l'Italia che cosa ha fatto? Ha preso lo spunto di questo per tassare, per creare una tassa sulla tassa, allora, che non conclude assolutamente nulla. Di più, non solo questo, ma ha creato praticamente una distorsione logica, perché pensando di andare a toglierci il senso logico per cui noi denunciavamo il potere, ha creato una mistificazione logica ancora più grave. Perché? Perché, come abbiamo detto, la tassa è un prelievo fatto dal potere degli enti locali o da chi sia, qualunque di questi poteri, che lo indirizza al pagamento alla copertura di un costo di un servizio determinato con una specifica destinazione. Una tassa finalizzata ad uno scopo. Viceversa, loro hanno detto, ma vabbè, allora facciamo una cosa, siccome i soldi oramai vanno quasi tutti alle banche internazionali che ci giugulano continuamente prelevando sangue che dovrebbe rimanere in loco per creare lavoro, per creare risorse, eccetera, eccetera, invece che cosa fanno? Hanno detto, li prendiamo per il culo e gli cambiamo semplicemente nome, ma non da Tarsu a Tares, che rimanesse sempre una tassa, non ci avrebbe nessuna, diciamo, disparità di apprezzamento da parte del giudizio, no? No, hanno detto no, lo chiamiamo
con un senso diverso, gli diamo il senso di qualcosa di più ampio, il nome di tributo. E la TARES, invece di chiamarla tassa, la chiamiamo tributo. E quindi che cosa dice? Mentre appunto prima la legge precedente, non andiamo troppo a rivangare, diceva che si istituiva una tassa sulla gestione comunale, sulla gestione dei rifiuti, oggi questi dicono istituzione del tributo comunale, pensando di essere i geniali, no? I furbetti del quartierino. E invece che cosa dice? Che cosa dice? Vediamo un po', definizione di tributo. Allora, il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza, quindi non è più una prestazione, diciamo una tassa dovuta per un servizio, per cui uno dice no, il servizio non me lo dai, io la tassa non te la pago. Perché questo si può fare? Voi non lo sapete, noi ve lo diciamo continuamente, ma questo è legale, se può fa, perché se io ti pago per un determinato servizio e tu quel servizio non me lo dai, non lo puoi pretendere. Esattamente. Viceversa, il tributo è un prelievo coattivo, quindi o ti do il servizio o non te lo do, tu me devi dare i soldi. Esattamente. Ma non è così, perché il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato o da altro ente pubblico. Esso è espressione dell'esercizio della potestà impositiva di un ente sovrano. Niente a che ridire. Però, eccoli qua, anche loro hanno delle regole da rispettare, perché non siamo più al tempo di Re Artù o di che ne so, dell'imperatore assoluto, no? Che ne so, Costantino I, tanto per dirne uno, no? Tre sono le funzioni del tributo: acquisitiva, distributiva, promozionale. Andiamo a vedere che significa. La funzione acquisitiva consiste nel procurare all'ente pubblico le risorse necessarie per il suo stesso funzionamento e per la realizzazione dei suoi obiettivi, tipicamente per finanziare la spesa necessaria alla produzione di beni e servizi generici, no? Sì. Quindi non più devoluti a uno specifico servizio. Astutamente, seppure platealmente falso, sostenere una simile rappresentazione dei fatti. È di pubblico dominio e risaputo ormai che la parte più sostanziosa delle tasse e tributi, come le si vuole chiamare, serve esclusivamente per pagare il signoraggio bancario, primario, secondario e pure terziario, che nessuno mai nomina, ma che è abominevole rispetto all'altro. Ma siccome nonostante tutto questo non basta, da qualche tempo paghiamo svariate centinaia di miliardi, alcuni in pronta cassa, altri diluiti negli anni per evitare il fallimento delle banche. Il governo meno che mai pensa minimamente a richiedere i tributi a costoro e contemporaneamente mente ai cittadini nella sua reale situazione ed azione. E dismette le funzioni e servizi sociali dello Stato, della sanità, dalla sanità alla giustizia, dall'istruzione alle pensioni, dall'assistenza in genere al finanziamento delle opere pubbliche. Da questa falcidie però si salvano solo le forze armate ed il finanziamento delle varie guerre sparse in giro per il mondo, e a cui noi concorriamo fattivamente, ma pudicamente e politically correct le si chiama azioni di peacekeeping, certo, con termine inglese che fa più fine, immagine positiva e chic. Che significa vado a prendere una pesca. Vado a prendere una pesca. Peacekeeping, vado a prendere la pesca. La pesca dall'albero. Insomma, per dirla tutta, si deve quindi dire la funzione distributiva, insomma, tutto si può dire dei tributi oggi, fuorché questi siano del tipo acquisitivo, perché servono solo per darli ad altri e non alle funzioni dello Stato. Esattamente. Perché è acquisitivo se diventa funzione dello Stato. Anche le truppe sono date ad altri, perché certamente, le guerre che l'Italia fa le fa nell'interesse degli Stati Uniti d'America, i quali a loro volta sono controllati e dominati da loro signori, cioè allora, dalla lobby sionista. La funzione distributiva quindi consiste nel modificare la seconda fase, la seconda funzione, diciamo, la seconda distribuzione consiste nel modificare la distribuzione della ricchezza tra contribuenti ed è strumentale al perseguimento di obiettivi di giustizia sociale. Essa viene realizzata ad esempio attraverso l'introduzione di tributi progressivi, nei quali cioè il prelievo fiscale aumenta più che proporzionalmente all'aumentare delle base imponibili. Secondo voi, poi vi dimostreremo che questa legge e queste tasse o tributi sono tutto fuorché progressivi e sociali. La funzione promozionale poi, infine,
consiste nell'incentivare o disincentivare determinate condotte dei contribuenti e viene realizzata tipicamente attraverso l'introduzione rispettivamente di agevolazioni o penalizzazioni fiscali. Essa è espressione in ambito tributario della cosiddetta funzione promozionale del diritto. Finalmente siamo arrivati al punto. Questo sì è assolutamente vero, inconfutabile e ineccepibile. Infatti questi tributi hanno l'unico ed inequivocabile fine di disincentivare i cittadini alla socialità e alla nobiltà dell'operato delle istituzioni. Questa è la vera finalità di questo tributo, viste le due precedenti considerazioni. Secondo la Corte Costituzionale, infine, sono definibili tributi quelle entrate erariali caratterizzate dalla doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento al presupposto economicamente rilevante. Economicamente rilevante significa fare qualcosa, non dismettere le funzioni dello Stato, come sta progressivamente facendo questa banda di delinquenti. Quindi noi, per concludere, noi abbiamo, attraverso questa denuncia, dato un suggerimento ai nostri amici, un suggerimento molto concreto per interferire e intervenire attraverso gli strumenti giudiziari contro tutti coloro che non svolgono negli enti pubblici la funzione a cui sono preposti, siano essi eletti o non eletti. Allora, in questa denuncia noi denunciamo il Presidente della Repubblica, come al solito, perché è lui che firma e autorizza l'emissione delle leggi, ricordiamocelo sempre. Quindi tutte le leggi porcate che ci hanno fatto dal Porcellum a tutto il resto, lui è il responsabile primo, perché lui può rimettere alle Camere la legge e dice no, questa è una porcata assoluta, ve la dovete ristudiare da capo. È naturale. Non che lui prende e accetta passivamente. Se no che ci sta a fare, se non si prende queste responsabilità. Quindi, in primis lui, poi il governo Monti, il governo Letta, i sindaci, i componenti dei consigli comunali, perché loro applicheranno e metteranno in vigore poi questa legge, effettivamente saranno quelli che andranno a chiedere i soldi, tutti i responsabili comunali della raccolta, sia per gli enti locali che amministrano direttamente la raccolta o quelli che la danno in mezzadria, diciamo così, no? Che si capisce meglio la questione, e quindi gli amministratori poi di Equitalia che andranno ad esigere le tasse e tutti quelli che ne conseguono e seguono, diciamo, tutta questa filiera che abbiamo detto. Questo per dire, insomma, che c'è una intenzionalità delinquenziale, e lo possiamo dimostrare semplicemente andando a rilevare questa cosa, e cioè che, a parte il fatto della distorsione logica che si va a far partorire rifiuti ad appartamenti in metri quadri, che mi devono spiegare come si fa, che in base al metro quadro... Ma te lo dico io come ragionano questi. Ah. No, siccome negli appartamenti ci sono le mosche cagano nell'appartamento. E misuro le cagatine di mosca. E la cagata di mosca. Io quando viene uno a misurarlo, io lo invito che qualcuno... Bravissimo. Gliele metto tutto allora, in bocca. Allora, questa la devo raccontare. Qualche anno fa, tralascio diciamo molti episodi, ma fui inquisito per inquinamento doloso per aver fatto, come tutti gli altri cittadini di Formello, 1300 cittadini di Formello, le fosse settiche. Qui siamo in campagna, come si vede. Beh, fui rinviato a giudizio perché il tizio che doveva venire a fare le verifiche invece è andato all'ufficio tecnico urbanistico di Formello e semplicemente andò a prendere l'elenco dei nominativi di quelli che avevano casa a Formello. Su quella base lui rinviò a giudizio per 5 anni di carcere e 50 milioni dell'epoca di sanzione. L'ho fatto radiare. Hai fatto bene. L'ho fatto radiare il tizio. Io l'avrei fatto bastonare. Ma radiare senza pensione è un po' peggio, eh? Sì. Cioè, deve ricominciare a lavorare da capo. C'aveva una cinquantina d'anni. Sì. Penso che non se l'è passata molto bene, l'amico. Un maresciallo della Guardia di Finanza. Benissimo, era. Perfetto. Allora, questo signore, poi io sono risultato innocente. Sì, beh, ovvio. Il fatto non sussisteva. Sì, proprio, non è che sono stato dichiarato innocente, però il fatto non esisteva. Questa è una vera e propria estorsione, come fanno sempre queste Esattamente. Persone. Allora, qui volevo solo aggiungere che i signori, quando prelevano i soldi dalle tasse Tarsu o Tares, che dir si voglia, Ita, eccetera, li pretendono in denaro, in base ai metri quadri.
viceversa, quando, e pretendono orientativamente dai 700 ai 1.000-1.500 euro l'anno a famiglia, che sono circa un metro cubo, diciamo, di monnezza nel corso, merda. Di merda nell'anno, no? Allora, loro prendono circa 1.000. Lo sapete quanto pagano questi signori per smaltire in indifferenziata un metro cubo, che equivale più o meno a una tonnellata? Ve lo dice Orazio, 72 euro. Cioè significa che i signori fanno gestire qualcosa che vi dovrebbero pagare, perché la monnezza è una risorsa. Sarebbe una risorsa un paese civile. Ecco, ha un valore, e nelle borse merci la merda, se per proprio la merda, ha un valore, certo, in quanto concime. Certamente. E quindi la merda, vi dico pure che costa un sacco di soldi a tonnellata, perché, certo, io ci ho lavorato nel settore e quindi lo conosco bene. Esattamente. Quindi da 72 euro a 1000 euro è il 1400% che vi estorcano di qualcosa che non è manco dovuto. Esattamente. Questo la dice lunga sui nostri cari governanti. Che siano consenzienti, consapevoli, coscienti o meno, non cambia niente. Sono una banda di delinquenti. Esattamente. Ho finito.